Insieme alla CGIL regionale abbiamo dato l'ultimatum, la regione trovi immediatamente, oggi stesso, i fondi per finanziare le 406 domande da parte delle famiglie con grave disabilità, altrimenti una cosa è certa, occuperemo la regione Abruzzo. Lo dice chiaro e forte il presidente dell'associazione Carrozzine Determinate, Claudio Ferrante, che con la CGIL Abruzzo e Molise e il suo segretario Carmine Ranieri denuncia l'esiguità dei fondi da parte della regione Abruzzo, totalmente insufficienti per la legge vita indipendente che riguarda persone con disabilità, fragili e anche caregiver. Se le domande quest'anno sono aumentate rispetto allo scorso anno, di contro la regione, di fronte alle 400 presentate nel 2022, finanzia soltanto una piccola percentuale. È accaduto che hanno tolto fondi per la disabilità gravissima. Noi in Abruzzo abbiamo una legge meravigliosa, che è la legge sulla vita indipendente. Dico con grande orgoglio di essere stato quello che l'ha fatta nascere insieme ad altre associazioni, e ad oggi invece siamo qui insieme alla CGIL, insieme al segretario regionale Carmine Ranieri, a denunciare uno scempio, una vergogna della regione Abruzzo. Una legge che restituisce dignità e libertà alle persone con gravissima disabilità e anche ai loro caregiver. Cioè, vita indipendente significa autodeterminarsi, poter fare le scelte di libertà, le scelte di dove andare, cosa fare, come fanno tutte le altre persone. Che cosa è successo? Che la legge regionale non è stata finanziata, e quest'anno hanno finanziato soltanto circa il 20% delle domande presentate. Ferrante ricorda che le persone disabili sono quelle che hanno maggiormente sofferto a causa del Covid e la disabilità è la prima causa di impoverimento al mondo. Chiediamo all'assessore Quaresimale di venire con noi a vedere come vive una persona con disabilità, di venire con noi a vedere qual è la dignità del caregiver che sta vicino alla persona con disabilità. L'anno scorso abbiamo avuto un'approvazione di 249 progetti su 312 domande. Quest'anno abbiamo 406 domande e soltanto 85 accolte. Quindi si può capire da questi dati come effettivamente non siano state finanziate le domande.